mio Dio, questo progetto smart contract è pazzesco. Sappiamo benissimo che i progetti smart contract stanno letteralmente dominando il mercato cripto. Cioè, basta guardare la top 10 per rendersene conto. Questi progetti cripto stanno creando innovazioni tecnologiche con diverse capacità e casi di utilizzo. Solo l'anno scorso abbiamo visto la crescita esponenziale del settore DeFi, NFT, Play to Earn e Metaverso. Abbiamo visto la crescita esponenziale di Ethereum, Avalanche e Solana e penso seriamente che Phantom potrebbe essere il prossimo nella lista delle blockchain smart contract. Quindi in questo video capiremo cos'è Phantom, chi è il team dietro al progetto e se continuerà ad avere una crescita esponenziale in un futuro vicino. Però come sempre, prima di continuare con questo video, vi chiedo di mettere un semplice like e di iscrivervi a questo canale. È completamente gratuito e mi fareste un favore enorme per il valore che penso di dare in questi video. Detto questo, torniamo al video. Michael Kong è il CEO di Phantom e della fondazione Phantom, un'organizzazione non profit creata per coordinare le attività dell'impresa. In aggiunta abbiamo Andrei Cronje, il creatore di Yearn Finance, che è un protocollo DeFi per prestiti e diversi tipi di servizi di compravendita. Andrei si è aggiunto al team per essere uno dei principali programmatori protagonisti nello sviluppo di Phantom. Phantom utilizza un Directed Acyclic Graph, o in abbreviazione DAG, che non è una normale blockchain come le altre. Di solito nelle blockchain ogni blocco contiene dati e informazioni riguardanti le transazioni effettuate dagli utenti e tutto questo deve essere effettuato in una catena progressiva in modo da collegare tutti i blocchi, da cui il termine blockchain. In un DAG diciamo che ci sono una miriade di computer che si vociferano tra di loro per comunicare le transazioni che ognuno di questi computer possiede e utilizzando questa struttura riescono a mantenere il registro delle transazioni intatto per il lungo termine. Ovviamente ci sono pro e contro di questa struttura, ma grazie a questa metodologia e il loro algoritmo di consenso, la Kisses, riescono a raggiungere la velocità di 20.000 transazioni per secondo. Però, per aprire una piccola parentesi, questa super velocità è applicabile solo a transazioni basilari. La velocità per le transazioni smart contract è nelle centinaia, perché Phantom è compatibile con EVM, Ethereum Virtual Machine, che ha una velocità limitata. Il vantaggio che sta nell'utilizzare l'EVM di Ethereum è che i programmatori possono facilmente copiare le dApp nell'ecosistema di Phantom, in modo che gli utenti possano usufruire più o meno degli stessi servizi utilizzando wallet compatibili con Ethereum come MetaMask. In un esempio pratico, se sei un programmatore che costruisce dApp su Ethereum, puoi facilmente copiare e incollare su Phantom facendo pochissimi aggiustamenti. Avendo questa compatibilità, si possono trasferire dApp popolari come SushiSwap, Curve Finance, Aave e Yearn Finance e molti altri ancora. Il progetto utilizza Proof of Stake Lakeys, dove i delegatori, che sono essenzialmente gli utenti che vogliono partecipare alla conferma o convalidazione delle transazioni all'interno della rete, vincolando i propri token Phantom o FTM, dovranno vincolare un importo minimo che equivale a un Phantom o un FTM, con una percentuale di interesse APY che è circa del 10% a seconda del periodo vincolato. Se invece si vuole essere validatori, cioè coloro che aiutano con il processo di convalida, in modo che le transazioni possano essere aggiunte nel registro di transazioni, l'importo minimo per vincolare e essere un validatore è di circa 500.000 FTM, con una percentuale di interesse APY che è circa del 12% a seconda del periodo di vincolo. Ovviamente più a lungo tieni i tuoi token vincolati e maggiore sarà la tua percentuale di interesse. Phantom sembra essere una blockchain molto veloce e riescono a raggiungere finalità in 1 o 2 secondi, con commissioni di transazione che vengono a costare meno di un centesimo. Programma di incentivazione. Phantom ha lanciato un programma che promette 370 milioni di token
Phantom o FTM a programmatori che riescono a sviluppare dApps unici e utili che possono operare nel loro network. Di solito questo non è l'approccio preso da molte blockchain smart contract. Ad esempio, progetti come Avalanche regalano token agli utenti come una specie di pubblicità per incentivarli a vincolare i propri capitali sulla rete. Il problema di questa metodologia è che gli utenti rimangono finché ci sono interessi e percentuali interessanti. Dopodiché, pace e addio. E vanno a spillare soldi alla prossima rete. L'approccio di Phantom è molto differente perché incentivando i programmatori a creare le migliori applicazioni possono attirare una qualità migliore di utente che è disposto a vincolare i propri soldi nella piattaforma. Però allo stesso tempo potrebbe offrire APY o interessi più bassi. Partnership. A livello di partnership, Phantom è riuscito a raccogliere liquidità aggiuntiva dopo le fasi dell'ICO. Alameda Research e Block Tower Capital sono una delle tante partnership nel portafoglio in Phantom. E sapete benissimo che Sam e la sua impresa non scherza quando si tratta di spingere un progetto. Oltre alle partnership più note nel mondo VC, Phantom è riuscito con successo a trovare altre partnership a livello istituzionale nell'Asia centrale. Phantom ha ricevuto moltissima attrazione in questa parte del mondo, soprattutto in paesi come l'Afghanistan, in Pakistan, Uzbekistan e Tagikistan, ed è uno dei pochissimi progetti crypto che è riuscito a consolidare questo tipo di partnership con questi governi. A quanto pare, questi governi vogliono utilizzare la tecnologia per creare il proprio CBDC utilizzando la tecnologia blockchain o DAG private nel caso di Phantom. Ovviamente sarebbe molto molto meglio utilizzare DAG pubbliche per essere più trasparenti con le transazioni, catene di fornitura e elezioni, riportando la fiducia delle persone di nuovo nei governi, ok? Però non penso che sarà il caso. Decentralizzazione. Phantom sta puntando sulla scalabilità e la decentralizzazione come i suoi punti forti, ma in questo momento la rete è piuttosto centralizzata con 76 validatori. L'obiettivo del progetto è di arrivare a circa 1000 o 2000 validatori negli anni a venire per ottimizzare e avere una migliore decentralizzazione. Durante la ricerca e il processo di creazione di questo video ho notato che Phantom è un progetto molto promettente, alle giuste partnership, programmatori incentivati che sono praticamente essenziali perché sono loro che creano il valore, compatibilità EVM e un team di persone che ha già moltissima esperienza nel creare progetti cripto di successo. Quindi, per pura trasparenza, vi dico che potrei incominciare a creare una posizione in Phantom a prezzi che si aggirano attorno agli 1,40 e gli 1,50 dollari per moneta e posterò l'acquisto sul mio gruppo Discord. Link nella descrizione per il corso crypto e chat Discord tramite Patreon. Link nella descrizione per i migliori exchange da dove acquistare le criptovalute in un modo sicuro. Grazie per aver guardato questo video fino in fondo. Troverete altri contenuti qua, ad esempio come comportarsi in un mercato al ribasso in cripto. Guardate questo video subito dopo questo video. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Parli fra 11 niente, sono negro, non andiamo in quel 10 anni.